Credo che tu abbia il cassetto di camera tua più pieno di orologini che di mutande calze. Andrea, oggi non ti tiro niente, ti ho lasciato già tutto a tua disposizione. Ci sono tre pacchi da aprire, uno fondamentalmente quello più importante di oggi, gli altri sono di Amazon, quindi inizia da quelli di Amazon e poi vediamo cosa trovi dentro gli altri pacchi. La 1, la 2, la 3. Ciao a tutti. A me piace questa cosa qua. A voi piace guardare, a me piace aprire i pacchi come se fosse Natale. Quelli li puoi guardare, puoi già guardare che cos'è. Ma che cos'è quel pacco lì? Questo è un microfono. È un microfono, dicono che non si sente bene, no? Si sente bene adesso. Con questi cosi siete bene, dai. Ma quello te lo lascio per fare YouTube Short sul tuo canale. Non so se siete iscritti al suo canale, però comunque ne ha bisogno anche lui. Ho detto che nella foto c'è una donna, ma funzionerà anche per gli uomini, quindi. Probabile. Boh, vedremo, dai. Vabbè, apri il secondo pacco che secondo me ti piacerà di più. Sai che io sono amante di questi gadget di origine straniera, diciamo. Cinesi, c'hanno il Covid, hai un altro. Ma che cos'è quello? Uno smartwatch C9. Vabbè, poi se questo lo vuoi tagliare, però prendi sempre gli orologi delle peggiori marche della terra. Mi sta già quasi abbandonando il mio Polar, mi sa che andrò a prendere lo smartwatch, quello di Xiaomi, sai? Cosa ne pensi di questo orologino? Credo che tu abbia il cassetto di camera tua più pieno di orologini che di mutande e calze. Ma no, sai che cosa? Sono tutti carini. Quando faranno un orologio con GPS integrato e che si configurerà con Strava, me lo comprerò sicuramente, anche perché lo smartwatch secondo me è tanta roba, cioè nel senso è comodo. Però davvero si deve interfacciare con Strava perché sennò per noi corridori perde davvero il tutto. Anche le funzioni più minime, qualche cosa magari smart per la corsa, per gli allenamenti in generale, qualcosa di fitness che ti ricorda quando bere o altro, non so neanche che idee ci potrebbero essere dietro, però che assolutamente abbia un GPS che si interfacci con Strava. Tra l'altro sul canale ci sono diverse recensioni Polar e anche Suunto, ne ho fatta una o due di Garmin, dovrei farne ancora di più di Garmin. La verità è che però quegli orologi lì, vedi il mio Polar, vedi gli altri Garmin, che costano davvero un disastro. Invece ho visto tipo lo smartwatch di Xiaomi, che secondo me era già abbastanza completo, 160 euro mi sembra di listino, 150, ma non si interfaccia con Strava, quindi gli rimane quella grossissima pecca che mi ha fatto desistere dall'acquistarlo. Vabbè Andrea, cosa ti posso dire? La prossima volta che me ne arriverà uno col GPS te lo faccio provare. Apri invece l'ultimo pacco che è quello fondamentale per cui siamo qua. Ah sì, siamo qua solo per quel pacco lì. No, il fatto è che va bene, me lo darai col GPS, ma ti ho detto che si deve interfacciare a Strava. Allora, questo mi sembra più facile del solito da aprire. Ma secondo te quante scarpe ci sono lì dentro? Due. Le regole comunque sono sempre le solite, devi indovinare di che marchio stiamo parlando, quanto pesano le scarpe e poi ci devi raccontare velocemente quali sono le due o tre caratteristiche che rendono la scarpa che stai provando unica. Max, la prossima volta devi portare il taglierino anche però. Anzi, sai cosa faccio? Ahia, mi porto il coltellino svizzero. Cioè, ho sistemato a casa e ne ho trovati due. Ma poi davvero, sembra che lo facciano apposta. Oh, no, sono senza scatola. Sono senza scatola, ma vabbè, quello non è. Ti serve la scatola, ne No, abbiamo quante ne vuoi. però se le tiro fuori e senza la scatola rischio di vederle. C'è il sacchettino di che marchio è? Allora, di che colore è? Blu? No, La scarpa è di colore blu, sì. il sacchettino o giallo ocra o blu È scuro. blu, è blu, è blu. Allora, ti dico,
ero a San Francisco, mi sembra, negozio della Skechers, e c'era proprio questo sacchettino che poi abbiamo comprato, forse ce lo davano direttamente con le scarpe. Adesso potrei aprire anche gli occhi perché sembro un cretino. Comunque sì, le bretelline sono le sue, e quindi niente, ti dico che dovrei avere uno in casa. Vabbè, apri la scatola. Tanto il sacchettino di plastica qua non ti serve, vero? No, no, ma... Allora, innanzitutto, che modello è? Aia! Che cazzo c'è qua sotto, Max? Ah, ecco, punzecchiava sta roba, mi ha fatto malissimo. Porca Eva, allora, pesucchi abbastanza. No, no, no. Beh, sì, cioè, allora, ti dico, confronto alle Gorazor, mi sembra che pesi un po' di più. Ma è di sicuro? Allora, è quello che dicevo, non può essere la Skechers Elite, a parte che l'hanno già fatta. Allora, se io butterei su una Goran Ride o qualcosa di simile. È l'ultimo modello, il modello 9. La Goran Ride? Sì, sì, sì. Allora, sì, ecco, mi ricorda molto la 8. Allora, la mescola, la schiuma loro era super... super morbida, ma sulla Goran Ride 8 era già un pochino più duretta, un pochino più pesante. E qua vedo che, beh, a questo punto la guardo, bella scarpa. Sì, forse hanno cambiato anche un po' l'Hyper Burst perché ha dei motivi un po' diversi dal solito. Scarpa classica, tomaia classica con una mescola che abbiamo apprezzato un casino negli ultimi anni. E come al solito spero che davvero sul mercato vadano un po' di più e si riescano a trovare, perché secondo me Skechers fa delle scarpe bomba, ma sono davvero introvabili in Italia. Sto cercando di convincere Sport Time Mantova ad averle abbastanza rapidamente, vediamo. Comunque penso che a settembre si possano comprare, tra virgolette, facilmente, almeno me lo auguro. Speriamo di sì, perché davvero vale la pena. La provo un attimo, questo è il 9.5, dovrebbe essere il mio. Allora, se ti devo dire una cosa, mi sembra che hanno migliorato anche un sacco la tomaia, forse è ancora più classica del solito di tutte le scarpe, ma avvolge bene il piede, lo avvolge bene, punto. Forse le stringhe sono un attimino corte, ma per me non è un problema, tanto non ho mai avuto problemi di stringhe corte, ma tanti ho sentito che si lamentavano in generale. A livello di calzata cosa ne dici? Che è quasi un peccato correrci, perché mi sembra una scarpa da cammino perfetta, cioè da relax. Veste benissimo. Quindi guarda, dici a livello di calzata stesso numero. Perfetta, perfetta, stesso numero. No, no, la tomaia è di quelle super classiche. Come ho detto prima, sono contento quando le fanno super classiche, perché sono sempre una sicurezza. Ecco, no, adesso che ho tirato anche i lacci, secondo me sono anche un pochino più lunghi, e poi hanno la linguetta morbida come quella delle vecchie Pegasus 37, però state tranquilli che questa non darà fastidio come ha dato fastidio qualcuno quella della 37, perché è molto più morbida e vellutata. E in che condizioni pensi di utilizzarle per i tuoi test? Quando piove no, perché sennò dopo le sporco tutte. No, scherzo, è... forse sì, quando piove dovrebbe essere il momento migliore per usarla, perché suola battistrada Goodyear, e quindi è da provare, perché non ci ha mai tradito anche il Goodyear, mi sembra. Assolutamente no, è vero. Le Gorazor sì, andavano benissimo. E vediamo queste. Vuoi fare una corsettina in pista prima di chiudere il video? Direi che ci sta, e per di più adesso dopo avremo un sacco di tempo di vacanze per macinare chilometri, e voglio vedere anche quanto dura il battistrada di questa scarpa, perché mi ricordo che tutte le altre scarpe che avevamo abbiamo fatto il tempo a buttarle prima che si consumasse il battistrada. Sì, secondo me questa potrebbe essere la scarpa più amata dai due podisti di YouTube. Dai due podisti per caso? I due podisti per caso, non tanto per caso. Va bene, dai, adesso ti filmo e poi vediamo cosa ne pensi. Ma secondo voi Max metterà una scarpa di questi colori? Mi sa che potrei anche portarmela in vacanza in Sardegna. E la pitturi di nero, però, perché... No, è strafiga poi, colori che non avrei mai messi insieme,
la rendono abbastanza ignorante. Non so se sei d'accordo. No, te le volevi nera con i lacci neri. Sono assolutamente d'accordo. Il fatto di averla uguale a te, non so se è un... è un vantaggio o un difetto? Guarda, qua ci sono le solite scritte arcaiche di Skechers, che non è, l'altra volta avevamo detto che volevano dire qualcosa, ma non lo so, qua non lo so. Non c'è più scritto, ah no, però queste qua hanno dentro una linguetta sample, quindi non sappiamo se metteranno ancora la data di fabbricazione della scarpa. Oh, vedremo dopo le vacanze come... cosa ne pensiamo? Dopo le vacanze, quando ci becchiamo su Livigno Bormio, già potremmo farlo. Assolutamente, penso che faremo da lì a quel momento, avremo fatto... almeno 300 km. Almeno 300. Ok, va bene, grazie Andrea. Ciao.